perché l'ho scritta un po' di anni fa, una storia che racconta di quale sia la differenza tra l'amore e la paura. E te la voglio leggere perché non vorrei che perdessi io, mentre te la racconto, a memoria qualche passaggio, perché l'ho riletta prima di iniziare a registrare questa prima lezione, quando ho creato il programma di questa masterclass, e ho pensato che fosse perfetta per stare qui, all'inizio del nostro viaggio. Il protagonista di questa storia è un ragazzo, come te, come me, si chiama Francesco. E Francesco è seduto sul divano ed è incerto e timoroso. Adesso, anche se nessuno, lo avrebbe potuto notare, dentro di sé era stremato dall'angoscia e stava male e non sapeva cosa fare. Al suo fianco, sul divano, era seduta una donna, vestita con un elegante abito nero. Gli parlava a bassa voce, cercando di calmarlo e tranquillizzarlo, e soprattutto lo invitava a non muoversi, perché lì, a fianco a lei, sul divano, era al sicuro. Però Francesco stava male, proprio perché da un lato credeva a consiglio della donna e quindi si sentiva al sicuro sul divano, ma dall'altro lato avrebbe voluto alzarsi, agire, andare incontro all'uomo che stava vicino alla porta della sua stanza e lo guardava con pazienza. Era un uomo sulla sessantina, più o meno, anche se avrebbe potuto dimostrare qualche anno di più, per via dei baffi, della barba e dei capelli completamente bianchi. Ed era vestito anche lui con un abito elegante, un gilet e una giacca bianchi. E osservava Francesco, invitandolo ad alzarsi da quel divano e a seguirlo fuori dalla stanza. Allora Francesco si rivolge alla donna e le dice: «Forse dovrei uscire, penso che sia la cosa migliore, è già da tanto tempo che sono qui dentro». Lei lo guardò con severità, però Francesco si alzò, fece alcuni passi titubanti e si paralizzò a metà della stanza quando sentì la donna gridare. La donna gridò «Fermo!» con voce violenta. E poi continuò la donna e gli disse: «Se te ne vai, starai male, ti farai male, mentre qui sei al sicuro, solo qui sei al sicuro», ripeté con tono grave. Francesco era ancora più incerto di prima. L'uomo era sempre lì, calmo e sorridente, sulla porta. E Francesco sudava e sentiva come se qualcosa dentro di sé lo dilaniasse. Allora l'uomo gli rivolse la parola e gli disse: «Non ti fermerà», rassicurandolo. «Hai notato che non ti ha mai toccato?» chiese a Francesco. Ed è lì che Francesco ci fece caso. Effettivamente la donna non l'aveva mai toccato, nemmeno sfiorato, e invece di trattenerlo aveva sempre urlato, anche nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, tant'è che Francesco non si ricordava neanche più l'ultima volta che l'avesse toccato o se mai lo avesse toccato. Allora l'uomo, con un tono sempre calmo, riprese a dire: «Prova a fare un passo verso di lei e poi fanne due verso di me». Francesco lo fece e la donna, pur ricominciando a gridare di fermarsi, non lo toccò. «Ora osservare la mano poggiata sul bracciolo», disse l'uomo a Francesco. Francesco la guardò con attenzione e vide che era bella, curata ed elegante. L'uomo riprese a parlare e disse: «Ok, ora avvicinati ancora un poco a me, solo altri due passi». Il ragazzo lo fece e continuò a guardare la mano della donna e rimase sconvolto, perché vide che cominciava a sbriciolarsi lentamente. Allora la donna gridò con ancora più forza, minacciò Francesco che se non fosse tornato a sedersi sul divano, per lui sarebbe stata la fine, avrebbe sofferto e si sarebbe pentito per sempre della scelta. Per la prima volta Francesco vide un'espressione arcigna sul viso finora ammaliante di quella donna. L'uomo dalla barba bianca la interruppe con voce forte ma dolce, dicendo al ragazzo: «Non può toccarti, non può farti nulla. Vieni con me», proseguì allungando la mano che Francesco afferrò, contento di poterla finalmente toccare. La donna sembrò rimpicciolirsi e sgretolarsi sul divano fino a scomparire. Francesco a quel punto era finalmente sereno e anche stupito. E allora l'uomo lo gli spiegò: «La paura non può fermarti. Può solo sopravvivere finché tu non osi andare e agire, non osi alzarti, non osi aprirti e uscire dalla tua stanza. Può solo vivere finché tu la ascolti e resti lì immobilizzato. Ma se ti alzi, se ti apri, se mi segui, lei si sbriciolerà e non potrà più farti nulla», disse con voce dolce e premurosa a Francesco. Qualcuno, quando ho raccontato questa storia la prima volta, mi ha detto: «Perché l'uomo è il buono e la donna è la cattiva?» In realtà, semplicemente perché la paura è femminile in italiano, l'amore è maschile in italiano. Tutto qua. E ti ripeto, all'inizio di questo percorso, quelle che sono le parole dell'amore che ha detto Francesco: «La paura non può farti nulla e non può fermarti.
però può convincerti a fermarti, convincerti che sarai più sicuro rinchiuso nelle tue convinzioni, nei tuoi dubbi, nelle tue insicurezze, rinchiuso lì nella tua stanza senza aprirti e andare incontro al mondo. Allora sì che la paura vincerà, ma non perché la paura ti ha impedito di cambiare, ma solo perché tu hai scelto di darle retta, diciamo così, di ascoltarla, e quindi le hai dato il potere di governare la tua vita. Allora, che cosa faremo?